Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati all'interno del nostro telegiornale, apertura dedicata ad una notizia di politica. Questa mattina Michele Emiliano, il candidato per il centro-sinistra alle prossime elezioni regionali, dunque alla presidenza della Regione Puglia, era qui a Lecce presso la sede dell'ex cinema Santa Lucia in occasione dell'evento intitolato La Sagra del Programma. Nell'occasione le telecamere di Lecce News 24 l'hanno ripreso e intervistato. Sentiamo. La politica può essere una cosa orribile e può essere una cosa sacra che cambia la vita delle persone. E ovviamente sacra in senso laico, non in senso religioso. E io penso che noi stiamo inseguendo la politica come metodo di emancipazione delle persone dal bisogno, dallo sfruttamento, perché noi siamo il centro-sinistra. Proseguiamo il nostro telegiornale, tempo di risultati e bilanci per il GAL Terra d'Arneo che ieri presso la sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo di Leverano ha illustrato davanti a imprenditori, istituzioni e giornalisti i risultati degli ultimi 5 anni. Attraverso il piano di sviluppo locale, l'agglomerato di comuni dell'Arneo ha cambiato volto perché con l'aiuto e gli investimenti del PSL sono nati agriturismi, ristoranti, alberghi, cantine vitivinicole e varie attività o imprese agroalimentari. Tema dell'incontro, il sistema agricolo e agroalimentare, le opportunità offerte, il lavoro prospettato e lo sviluppo potenziale per il territorio tutto. Quello di ieri è stata l'occasione per comunicare non solo gli interventi realizzati, ma anche e soprattutto l'ammontare degli investimenti pari ad oltre 8 milioni di euro. Concludiamo il nostro telegiornale con la pagina sportiva e dunque col calcio. Poco più di 24 ore i giallorossi di mister Bollini saranno impegnati a Melfi nella prossima sfida che li vedrà opposti per cercare di agguantare una posizione importante per i play-off. La vittoria ottenuta prima delle vacanze pasquali contro il Benevento ha rilanciato notevolmente le possibilità dei salentini di conquistare il terzo posto. Conseguentemente per la sfida di domani i 3 punti saranno l'unico obiettivo su cui puntare. In occasione della partita il tecnico di Poggiorusco potrà contare sul ritorno in campo di Mannini al rientro dalla squalifica. Inoltre Miccoli, Papini ed Embalo nella seduta di ieri si sono allenati regolarmente con il gruppo, quindi dovrebbero essere a disposizione. Per quel che riguarda la formazione da mandare in campo, come sempre la decisione finale verrà presa poco prima del via, ma l'allenatore Mantovano dovrebbe riproporre il 3-5-2 composto da Scuffia tra i pali, difesa con Diniz, Abruzzese, Vinetò, Mannini, Salvi, Papini, Bogliasino e Lopez in mediana, Manconi e Gustavo a comporre il tandem d'attacco. Allo stadio Valerio fischierà Ranaldi di Tivoli, calcio d'inizio alle 14:30. Prima di concludere vi ricordiamo che tutte le altre notizie della giornata sono leggibili sul nostro sito internet www.lecenews24.it, anche su versione mobile. Con questo vi salutiamo dandovi appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci.